Salve a tutti bolidi, io sono Obgul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale e oggi siamo di nuovo su Attack on Titan, ma nello specifico guardiamo delle curiosità che non portavo sul canale da tanto tempo e infatti oggi vi invito a mostrarmi un calore gigantesco. Se riuscissimo ad arrivare a 2000 like analizzerò altre curiosità, magari anche su altri anime e altri manga, in modo da poterci realizzare dei video, perché vedo che c'è della curiosità da parte vostra sulle curiosità. Scusatemi il gioco di parole, ma comunque insomma bene o male vedo che può piacervi un contenuto del genere. Detto ciò, iniziamo subito a parlare della prima curiosità, che riguarda uno dei personaggi meno iconici ma allo stesso tempo che tutti noi ricordiamo. Sto parlando di Marlowe. Sapete che Marlowe nel momento esatto della sua morte si rende conto di essere innamorato di Itch, quindi uno degli amori meno corrisposti all'interno del manga. Durante gli avvenimenti del primo attacco a Shiganshina, Carla Jaeger era rimasta intrappolata nella casa e tra l'altro, oltre ad avere diciamo la gamba incastrata, aveva finto di avere la gamba rotta. Questo perché comunque avrebbe fatto andare via Eren e Mikasa subito, in modo che sarebbero scappati dall'imminente attacco dei giganti senza perdere tempo a salvare ovviamente Carla Jaeger. Non molti sanno che il comandante Pixis è sposato e ha un figlio. Eren Jaeger ha ottenuto il suo potere da titano il 30 marzo, che tra l'altro è anche il giorno del suo compleanno. La fedeltà nei confronti di Angie da parte di Moblit era talmente alta che, come sappiamo, si è sacrificato per lei, nonostante lui fosse molto ma molto arrabbiato e irascibile per i modi di quest'ultima. Questo per farvi capire proprio quanto era ligio al dovere e in realtà quanto gli voleva bene. Inizialmente il titano di Eren venne etichettato con il nome di Rogue Titan, ma successivamente il mangaka, quindi Isayama, decise di dargli il nome che noi tutti sappiamo, cioè Gigante d'Attacco. Secondo Isayama, Erwin non è sposato, poiché non sa quando morirà e sa che comunque ormai lui ha un ruolo importante per l'umanità. Tuttavia viene etichettato anche come una persona non single per un discorso di definizione occidentale del termine. È come se fosse sposato alla causa. Kenny Ackerman è il personaggio umano più alto e pesante dell'intera serie, se togliamo chiaramente i titani. Sasha è stata la prima e unica persona che noi conosciamo ad essere sopravvissuta all'attacco di un titano senza l'utilizzo del dispositivo di manovra tridimensionale. La più grande paura di Levi è quella di perdere i suoi amici. Il cormorano è l'uccello che è apparso nei primi 20 secondi del primo episodio di Attack on Titan. Questo tipo di uccello tra l'altro vive in prossimità dell'oceano o delle spiagge o comunque dei fiumi o laghi di diverse dimensioni, per lo più grosse. Detta in parole povere, i produttori ci hanno fatto capire che l'isola di appunto Paradise Island era fondamentalmente un'isola. Carla Jaeger è il primo personaggio dell'intera serie che ci viene mostrato essere mangiato da un titano. Vi ricordate l'episodio 3 dell'anime dove Eren non riusciva a dominare il dispositivo di manovra tridimensionale e a un certo punto sbatte la testa per terra? Ore dopo, durante la cena, si nota un certo particolare riguardante la testa di Eren che fa uscire del vapore. In quel momento si pensava che Eren fosse, diciamo, permeato da una rabbia immane e quindi insomma fosse un effetto che mettono chiaramente gli anime, perché capita spesso di vedere personaggi appunto degli anime che si incazzano e quindi fanno vedere questi effetti strani. In realtà poi dopo abbiamo scoperto che quella era una parte della rigenerazione del potere dei titani che stava, diciamo, curando la sua ferita alla testa. Come detto più di una volta da me in quanto appassionato di MMA, Yushin Okami è il fisico su cui è modellato il titano di Eren. Il manga di Attack on Titan ha venduto oltre 8 milioni di copie nel 2014, riuscendo così a detronizzare One Piece, il manga giapponese che ha venduto di più in tutti i tempi. Nell'anime, Angie Zoe è doppiato da una donna, come anche nella versione italiana, tuttavia nel manga il genere non è mai stato specificato.
Isayama è stato interrogato più di una volta riguardante la forma o comunque il sesso di Angie, ma non si è mai sbilanciato più di tanto perché non è importante a livello narrativo. Lascia al lettore la decisione. Ymir Fritz deriva da una creatura mitologica norrena che, come abbiamo detto più di una volta, era la madre di tutti i giganti. Il design e la personalità di Levi sono basati su Rorschach degli Watchmen, che tra l'altro consiglio di guardare se non l'avete visto. Nell'episodio 4 l'uniforme di Hannes ha il simbolo del corpo di ricerca. Cavolo. Bene ragazzi, allora questo video lo concludo qui, spero che queste curiosità possano avervi stuzzicato un attimino l'attenzione. Vi ricordo, ditemi qua sotto nei commenti se ne conoscevate anche voi qualcuna di quelle che vi ho detto, se le conoscevate, se non le conoscevate, quale conoscevate. Detto ciò ragazzi, come detto, il video lo concludo qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo video o comunque stasera nella live.